Allora, ciao a tutti, oggi torno con un video unboxing barra anche assaggi perché ci tengo a farvi conoscere un sito che non mi paga e non mi ha spedito nulla, anzi ho comprato tutto con i miei soldi, però è un sito che tengo a farvi conoscere perché secondo me può aiutarvi, insomma, se volete, a farvi entrare nel mondo un po' del bio del vegano, perché io praticamente ho scoperto questo sito perché, avendo delle intolleranze alimentari, avevo bisogno di trovare alimenti che non contenessero certe cose, in particolare nel mio caso uova, riso, derivati del riso e altre cosine che sono presenti un po' ovunque. E poi perché comunque, avendo iniziato un po' a mangiare in modo più attento, mi sono resa conto che stavo meglio, mi sentivo molto più leggera e quindi sono andata alla ricerca appunto di questi alimenti che mi servivano. E in particolare avevo scoperto una marca di biscotti francesi buonissimi, cioè lì veramente voi non vi rendete conto se sono veramente leggeri, vegani, senza grassi, o se sono quelli che si trovano al supermercato pieni di schifezze. Sono buonissimi. Quindi cerca questa marca di biscotti, l'ho trovata su questo sito, ma è un sito enorme, trovate di tutto, non solo alimentazione ma proprio di tutto. Il sito è, lo scrivo qui, www.macrolibrarsi.it. c'è il mondo, ma sono poi anche velocissimi, perché se voi ordinate entro pranzo, insomma la mattina, state sicuri che il giorno dopo vi arrivano. E infatti i biscotti che vi farò vedere io li ho ordinati ieri mattina e già sono arrivati. Quindi adesso vi farò vedere un po' quello che ho preso e le cose che non conosco, perché c'è qualcosa di nuovo, l'assaggerò insieme a voi, perché comunque a volte queste cose sono sì senza grassi, senza schifezze, ma sono a volte anche senza sapore, e quindi insomma vedremo insieme che cosa ho preso. Allora, innanzitutto vi faccio vedere i biscotti francesi che io stra adoro. Questi non li assaggerò con voi perché già li conosco, li avrò comprati mille volte. La marca è questa, Le Moulin du Pivert. Questi io poi non l'ho presi tutti quelli che c'erano, a volte sì, compro solo questi, e tutti quelli che hanno li prendo tutti, insomma beh, uno per ogni tipo, perché vanno sia dai biscotti diciamo classici da inzuppare tipo questi per la prima colazione, e sia anche a cosine un pochino più golose. Allora, io ho preso questi che sono equilibrio al cioccolato, che allora sono fantastici perché dentro sono confezionati tutti 2 a 2, 3 a 3, insomma sono confezionati separatamente nelle bustine quelle di plastica, quindi sono anche facili da portare in giro, cioè sono fantastici. Questi sono 12 biscotti alle gocce di cioccolato, anzi alle pepite di cioccolato, e so veramente buoni, ve lo assicuro. Voi non notate la differenza tra questi e quelli pieni di burro, e qui assolutamente non ci sono grassi, perché c'è la farina di grano, malto di grano, olio di girasole, pezzi di cioccolato, nocciole, succo di mela concentrato, lievito, fibra di avena, succo di limone, vaniglia in polvere. Sono buonissimi. Ora vabbè, non è che di ognuno vi sto a leggere gli ingredienti, era per farvi capire. Questi altri sono sempre le Moulin du Pivert, e questi sono sempre da inzuppare ma anche da mangiare così, perché a me, cioè, non mi togliete i biscotti, perché se mi togliete i biscotti io muoio. Cioè, io ogni momento della giornata ho voglia di qualcosa, mangio un biscotto. Dopo pranzo, dopo cena, mangio un biscotto, sempre. Infatti è per questo che io ordino spesso, perché li finisco subito. Non sono tantissimi, perché se considerate anche qui ce ne saranno 12, insomma, si finiscono veramente rapidamente. E questi sono al limone e all'arancia candita, e anche questi hanno questo retrogusto di agrume delicato che non dà fastidio, ma è piacevolissimo, ovviamente se vi piacciono gli agrumi. Quindi ho preso anche questi, poi questi sono deliziosi. Così andiamo un po' più sulle cosine golose. Questi sono al cioccolato fondente,
quindi hanno una parte di cioccolato fondente sotto e sono fatti con le castagne. E questi pure hanno in bocca proprio una consistenza, per quanto sono sottili, però una consistenza ricca, insomma la sentite che è buona. Come si dice, vi dà soddisfazione mangiare questo biscotto. E anche qui abbiamo farina di grano, cioccolato fondente, farina di castagne, olio di girasole, zucchero di canna non raffinato, sciroppo di grano, burro di cacao, fibra di avena, lievito, estratto di malto, sale. Quindi anche questi senza grassi e sono buonissimi. Poi altri biscottini da inzuppare sono questi, ad esempio 12, al cereali e grano. E anche questi diciamo non sono dolcissimi, non hanno un grandissimo sapore dolce, sono appunto da inzuppare magari, che ne so, anche in un latte cioccolato, però sono buoni perché comunque vi danno energia, avendoci comunque cereali, grano, comunque semini vari, danno energia, però vi tengono leggeri tutto il giorno. Sembra che sto a fare la pubblicità, ma assolutamente non mi pagano. Questi con la confezione marrone sono quelli un pochino più golosi, tipo pasticcini. Questi sono solamente 10, anche questi sono confezionati dentro 2 a 2, tutti sono confezionati 2 a 2, 3 a 3, insomma mi sembra comunque sempre 2, e sono tutti insomma confezionati separatamente, e questi sono alla menta piperita, sono molto sottili e sono tutti interamente ricoperti di cioccolato fondente. Buonissimi anche questi, sarà che io adoro la menta, adoro il tè alla menta, mi piace tantissimo perché comunque è un sapore leggero, non forte. Altro biscottino golosissimo e si riconosce dalla confezione marrone è questo, è della linea Temptation, e questo è allo zenzero e al limone candito. Questo anche non potete capire quanto è buono, o arancia, forse questo è arancia candita. Oh, mamma mia, buonissimi. Se non sbaglio, in questi però c'è il burro. Sì, in alcuni, questi no, per esempio, qui c'è scritto con il burro. In questi c'è il burro, però vabbè, si può fare, insomma. E anche questi sono fantastici. Sempre da inzuppare ci sono questi all'Earl Grey, quindi al tè. E questi sono leggeri di sapore, quindi non sono appunto quelli da inzuppare la mattina, però anche questi è al tè nero Earl Grey, e anche questi sono veramente buoni, e come gli altri hanno veramente dentro niente di schifoso, quindi anche questi io li adoro da inzuppare, sono fantastici. Questi marroni, quindi arriva di nuovo una cosina golosa. E questi sono, infatti c'è scritto, confezionati 5x2, quindi sono 10 biscotti alle pipite di cioccolato e alle nocciole. Questi sono belli spessi, sono quindi come dei cookies, però buonissimi perché appunto vi tengono leggeri. Qui abbiamo la farina di grano, pepite di cioccolato, qui c'è anche qui il burro, olio di girasole, nocciole, sciroppo di grano, caramello, lievito, sale, succo di limone. Comunque va bene. E poi abbiamo questi con gocce di cioccolato e cereali, insomma grano, tranquilli. E però questi sono buonissimi, sono più leggeri per la colazione, però il cioccolato si sente perché comunque sono belli ricchi di gocce di cioccolato anche questi, e quindi fantastici. Fantastici. Qui c'è scritto che due biscotti, per esempio, sono 121 calorie. Poi arriviamo ad una cosa nuova che ho preso. Veramente sono aperti perché li ho assaggiati al lavoro, non ho resistito. Allora, sono della marca Bios, rustici, biscotti rustici, cocco bio. Vengono dall'Italia anche questi. Allora, anche qui non ci sono schifezze di nessun tipo, c'è la farina, lo zucchero di canna, l'olio di semi di girasole, il cocco in scaglie, fecola di patate, bevanda di soia, acqua e soia, lievito,
olio di germe di grano, olio di vinacciolo, sale. Sale integrale addirittura, quindi proprio non c'è nulla. Allora, non so se sono biscotti diffusi ovunque, ma da me esistono i canestrini. Sono quei biscottini piccolini a forma di margherita, ricoperti tutti di zucchero a velo, e sono fantastici perché lo mangiate uno e praticamente ne mangerete tutti, è inevitabile, però sono veramente molto molto burrosi e non so che altre schifezze ci possano essere dentro. Questi io li ho assaggiati per curiosità, sono brutti, perché sono brutti, hanno lo stesso identico sapore. Sono qualcosa di fantastico. Buonissimi. Ed è incredibile che avendo proprio ingredienti diversi abbiano quel sapore. Poi l'ultimo pacchetto di biscotti di Le Moulin de Privet è questo, alla cannella e alla mandorla. Ovviamente vi deve piacere la cannella, ma anche questi vi danno soddisfazione. Sono leggeri ovviamente, però si hanno questo sapore speziato, sono buoni, cioè sono molto molto saporiti, e quindi questi pure da inzuppare la mattina nel latte, anche latte senza cioccolato, senza niente, sono fantastici. Poi ci sono tutte cosine nuove che non ho mai assaggiato, cominciamo da questi. Allora, questi secondo me sono i classici biscotti che non sanno di nulla. Allora, sono la marca è Probios, la via del grano, e questi sono biscotti ai tre cereali. Io direi di assaggiarlo, e praticamente è senza olio di palma, con grano italiano, con orzo e avena, senza latte e uova, fonte di fibre, quindi insomma anche questi non hanno nulla di strano e di grasso, però secondo me questi già li vedo che tanto sapore non ce l'avranno. Comunque sono classici biscottini da colazione. Ah, sono piccolini. Beh, comunque sono sì abbastanza anonimi, diciamo che non vi lasceranno un ricordo indelebile, però non sono nemmeno così tanto privi di sapore. Questi mi attiravano tantissimo perché sono della marca Fior di Loto, biscotti ai 6 cereali e semi, e questi mi attiravano particolarmente, e sono praticamente a base di frumento, avena, orzo, segale, mais, semi di lino e miglio. A me questi attiravano tantissimo, e vado subito ad assaggiarli, perché a me queste cosine con tutti questi semini attirano, perché comunque danno energia. Allora, hanno diverse due forme, vabbè, come qui nella confezione, però non è quella la cosa fondamentale. Sono piccolini, questi hanno meno sapore di quelli di prima, però si sentono i semini. Questi lasciano un retrogusto di semino, di seme, tipo sesamo. Il sesamo non c'è, però forse tutti questi semi mischiati insieme, queste cose, danno questa sensazione. A me sembra di aver mangiato qualcosa con il sesamo. Non sono male. Questi secondo me sono da provare in sequenza, cioè più di uno. Comunque non sono male. Poi ho preso questo qui, marca Ali degli Angeli. Biscotti di avena con zenzero, e io direi di assaggiarli subito. Diamo gli ingredienti: farina di fiocchi di avena, acqua, emulsione fatto con olio di girasole, burro di cacao, olio extravergine d'oliva, acqua, poi c'è zucchero di canna, zenzero candito, agente lievitante, e quindi mi sembra che anche questi, quanto a grassi e schifezze, vadano bene.
io direi di assaggiarlo. Assaggio, ho trovato un pezzettino rotto. Assaggio un pezzettino. Allora, questi non è che abbiano tantissimo sapore, però secondo me mangiandoli più di uno mi era successo, e forse erano proprio simili a questi. Lì per lì non sapeva di nulla, però poi adesso che ho finito di mangiarlo si sente quel leggero pizzicore piccante, comunque, del sesamo, dello zenzero. E a me questa sensazione piace di piccante. Lo zenzero infatti l'avevo utilizzato proprio la radice vera per fare dei biscotti, e io, siccome non ho pazienza, ce l'avevo messo giù a pezzetti invece che grattugiarlo, e quando incontravo il pezzettino di zenzero si sentiva perché è piccante. Allora, non sono memorabili nemmeno questi, però lasciano comunque una sensazione di piccante in bocca. A me non dispiace. E poi, questo mi attirava tantissimo perché è un biscotto, è sempre come quelli di prima che sapevano come i canestrini, no? Della Bios. Biscotto colazione al baobab bio. Cioè, a me sto fatto che c'era dentro il baobab ha attirato tantissimo. Vediamo un po' che dice qui degli ingredienti. Allora, farina di grano, zucchero di canna, farina di grano integrale, grasso vegetale, grasso di karité, olio di girasole, succo di limone, baobab in polvere, lecitina di soia, lievito, olio, olio di gemme di grano, vaniglia in polvere, aroma di limone in polvere. Non lo so, a me sta cosa che c'era sto baobab attirava tantissimo, e quindi direi di andare subito ad assaggiarli. Allora, sono abbastanza, hanno una forma un po' così, no? Te la faccio vedere così capire. Vediamo. Sono dolci, non melassati, ma un pochino dolci. Non hanno un grande sapore. No, non hanno un grandissimo sapore. Però vabbè, biscottino classico da colazione. Però c'è il baobab dentro, quindi è curioso. Poi ho due ultime cosine da farvi vedere, di cui una da assaggiare. Una già assaggiata a Natale. Allora, praticamente sono degli snack. E sono... avete presente quando sono descritto sulle barrette raw food? Praticamente, da quello che c'è scritto, sono fatti con alimenti, quindi possono essere semi, che so, frutta secca, cose così, ma soprattutto appunto semi, che sono trattati a una certa temperatura, a una certa tecnica, che praticamente gli permette di mantenere inalterate delle sostanze. E quindi sono veramente molto energici, ma super super leggeri, perché non hanno nulla. Allora, io già ho assaggiato questi. La marca è Backpacker e vengono dalla Germania, e qui c'è praticamente sesamo biologicamente attivo, cocco tostato, datteri, limone, olio essenziale di limone. Allora, sono piccolissimi, poi vi faccio vedere questi qui che aprirò, ma sono buonissimi, proprio perché sembra veramente di mangiare cose vere, no? Perché sono, appunto, non sono sostanze chimiche, e questo sa veramente tantissimo di limone, quindi è veramente fantastico. Con voi invece voglio aprire questo qui al cacao, che non ho assaggiato, non so nemmeno che cosa contenga, vediamo. Grano saraceno germinato, girasole semi germinati. Io adoro i semi di girasole. Datteri, uva sultanina, fichi essiccati, mandorle, cacao in polvere, lucuma in polvere. Questa lucuma l'ho risentita. Vaniglia. Quindi direi subito di assaggiare questo, così vi faccio vedere anche quanto sono grandi.
Allora, come vedete, cioè, sono veramente pochissimi. Il brutto di queste cose è che comunque costano. Comunque, ci sono a volte anche delle offerte. Allora, sono piccoli perché sono appunto degli snack. E sono non duri, sono morbidi. Il cacao sparisce, non vi aspettate di mangiare tipo un cioccolatino, no. Però si sente molto, com'era che c'era, aspetta, i fichi secchi. Si sente molto quello. Come di qua si sente molto il limone, qui si sentono molto i fichi secchi, quindi vi deve piacere questo tipo di frutta. Però anche questi sono buoni perché danno energia spesso, infatti queste cosine le mangio proprio prima di andare in palestra. Anche le barrette, sempre di raw food, le mangio prima di andare in palestra e non sono affatto appesantita, anzi sono molto molto energica. Quindi questo è tutto il video unboxing, assaggi, insomma, di queste cosine. Andate a dare un'occhiata a questo sito perché è veramente fantastico e magari provate anche voi qualcosa da mangiare. Io vi consiglio ovviamente le moulin du Piver perché questi sono fantastici e quindi poi magari fatemi sapere, no, se avete preso qualcosa. Io adesso vi lascio i miei ultimi due video, sotto il link a tutti i miei social, selezionate anche la campanella vicino al tasto iscriviti, così saprete sempre quando pubblico nuovi video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!